Buonasera a tutti. Come va? Come va? Come andiamo? Ora vediamo un attimino di suoni qui perché non va bene. Se no qui ci disturbano e si fa un bordello della Madonna. Vediamo un po' quanti siamo. Quanti siamo online? Siamo in tre, vediamo. C'è nessuno in chat? Ragazzi, datemi un feedback perché comunque tra poco comincio. C'è nessuno? È caldo stasera, raga. Sono fatto un culo come una cesta oggi. Bella Paolo! Bella Paolino! Abbiamo un paio di spettatori di qua. Ok ragazzi, allora cominciamo subito. Intanto vi dico, io sono Binovitz, sono Gianluca, faccio. Ogni tanto si fa una streamata con gli amici e ci divertiamo. Oggi volevo parlare con il cofondatore di Atut, che adesso lo andiamo a chiamare. Chiaramente ragazzi lo chiamiamo tramite Skype, ora vediamo l'audio se è tutto a posto. Cercheremo di farci un po' spiegare, cercheremo di entrare più nel mondo di Atut, che è un'azienda con la quale collaboro. Ha tirato fuori un'idea, alcune idee molto molto particolari, e volevo fare questa diretta per rendere partecipi più persone possibile. Chiaramente abbiamo tre canali oggi, abbiamo YouTube, abbiamo Facebook, chiaramente YouTube sulla pagina sul canale di Atut.shop, scusate, abbiamo Facebook alla pagina di Atut.shop e il mio canale Twitch di Binovitz, cercatelo, non so se Twitch ora tutti quanti sanno cos'è, è una piattaforma con la quale si stream, si chatta, si chiacchiera, sta prendendo sempre più piede, è una realtà molto 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 interessante. Andiamo a chiamare Manolo, questo è il nome del cofondatore, e sentiamo cosa ci racconta. Che oggi l'avevo chiamato oggi. Si è fatto una prova prima verso le 8 perché ragazzi è la prima volta che si streama, quindi volevamo che tutto fosse ok. Manolo! Pronto, Gianluca. Come va? Ciao. Tutto Molto bene, grazie. bene? Sì, tutto bene, dai. Bene, Ti bene, aspettavo. bene. Sì, immagino. Ok, io qui non mi ritorno su YouTube, però. Ciao, come stai? Ho fatto un po' un preambolo. Ho parlato della piattaforma, un secondo, però vorrei che tu parlassi. Intanto diciamo questo, Diciamo. parlami un po' di te, di un po' a tutti i ragazzi, chi sei, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, da dove vieni, insomma, dimmi qualcosa di te, così ti presenti e facciamo un po' di presentazioni. Sì, dai, mi chiamo Manolo Donnini, parlo anche a nome di mio fratello Manuele Donnini, che non c'è questa sera, ma insomma, lavoriamo insieme da 35 anni. Veniamo dal settore edile come estrazione familiare, ma diciamo ci siamo buttati su una cosa a noi innovativa in tutti i sensi. Bene.
siamo proprietari di qualche brevetto nel settore delle costruzioni. Abbiamo avviato un mercato in Brasile molto interessante, che poi ci ha dato lo spunto per definire una tecnica di vendita innovativa che è quella che caratterizza tutto. Bene. Questo è quanto, dai. Ok. Non mi No, 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 va bene, va bene. Non ci soffermiamo troppo. Ora stavo. Io do sempre un'occhiata un po' a quante persone abbiamo in live, perché comunque vorrei che le persone ti conoscessero. Più persone ci sono e meglio è. Comunque, ragazzi, scrivete pure, la chat è libera, quindi per qualunque domanda. Io cerco di starvi dietro e di rispondervi, ok? Manolo, mi dici da dove è nata l'idea di Atut? Ma l'idea è nata diciamo dal mercato che abbiamo sviluppato in Brasile. In Brasile c'è una richiesta enorme di case e noi con il nostro progetto possiamo fare una tipologia di casa, diciamo, a basso costo per il ciclo medio-basso. Soltanto che il problema sono i finanziamenti, sono diciamo, la possibilità di poter pagare questo bene. Con Manuele, quando io sono tornato dal Brasile, che insomma dovevamo poi ripartire a marzo del 2020, così non mi ricordo nemmeno io come venne, ma insomma ci venne in mente di utilizzare la filosofia della sharing economy per vendere più case a più persone che non hanno magari la possibilità. La sharing economy, se non... Sì, ecco, guardami un po'. Prende il costo di un prodotto, di un servizio, lo suddivide in quote per più partecipanti e quindi il costo viene spalmato su più persone. Questo è un po' da questo poi è nata la tecnica che noi abbiamo adottato su Atut, che non è, diciamo, la sharing economy. Ok. Deriva da... Quindi a questo punto io, ora fatte le varie presentazioni, vorrei entrare un po' nel vivo di quello che è Atut, ok? Partiamo dalle basi. Diciamo che ogni volta che si introduce una nuova tecnologia, un nuovo sistema, una novità, nascono, diciamo, dei nuovi nomi, delle nuove nomenclature. Per esempio... Le persone si sono imbattute in questo to go. Sì. Ecco, che cos'è il to go? Il to go, Gianluca, è un coupon che ti regala la partecipazione alle Premio Tut, che sono le nostre operazioni fedeltà. Ok. Okay. In più ti dà la possibilità di esercitare questo coupon per fare acquisti diretti ottenendo sempre il miglior prezzo che noi possiamo offrire. Ok. Questo è il to go, è un coupon. Allora, dopo andiamo a vedere anche il sito, magari che per gli utenti, chi non l'ha visto, chi non sa ancora che cos'è, magari può aiutare le persone a capire. Guardiamo se abbiamo qualche domanda in chat, magari. Un Ma po' di persone, posto, no? Certo, tanto... certo. Sì, perché all'inizio il primo scoglio più grande probabilmente sono stati i nomi, no? Quando te introduci qualcosa di nuovo, chiaramente le persone a primo impatto, non conoscendola, sono un po' titubanti, no? Quindi, ma tutti, Gianluca, compreso me, compreso te, quando sei arrivato a fare meccanicamente una cosa, come ti sposto un po' i pulsanti, entri, devi capire un attimo dove sono, ma una volta che poi hai visto dove si trovano, a riutilizzare un nuovo sistema, magari evoluto rispetto al primo, qual è il problema? No, dai, non c'è niente di trascendentale. No, chiaramente durante la nostra... Diciamo che io intanto, ragazzi, collaboro con Atut, quindi non è una cosa particolare. Noi abbiamo una collaborazione in atto,
quando mi è stato parlato di questo sistema, io mi sono innamorato subito, perché comunque pensate voi a un oggetto, prendiamo il suo valore, lo suddividiamo in quote, ognuno acquista una quota e ha la possibilità di aggiudicarsi tramite un'estrazione il prodotto stesso, pagando una quota irrisoria, dà la possibilità a chiunque, giusto Manolo, di poter accedere a quel bene. Penso a un cellulare o a un frigo o a un forno, la qualunque. Sostanzialmente, quindi questo mi ha affascinato. Poi c'è un'altra cosa che mi ha affascinato, però voglio arrivarci per gradi, eh? Scusami, non ho capito. No, dicevo, piano piano. Sì, arriviamoci piano piano. Allora, Vai. non ci sono ancora domande, non ci sono domande, quindi io direi di andare ad aprire il sito, Manolo, e vediamo insieme. Come è fatto, come fare per accederci, c'è una registrazione da fare, tutto quanto. Quindi adesso lo apro. Comunque, Dimmi, Manolo. Io vado a braccio, quindi te. facciamo vedere il sito, facciamo, ma non c'è niente di particolare o particolarmente diverso da quello che avete fatto fino ad ora. Non parlo per le persone che ci seguono, la registrazione è una registrazione, né più né meno, con una password, un username, perché quantomeno oggi tutti tendiamo a prendere quei dati essenziali per il corretto funzionamento del sito, niente Esatto, di esatto. meno. Sì, infatti, dimmi, scusami, parla, vai. Più che altro la condivisione dello schermo ci servirà per, diciamo, spiegare esaustivamente quello che è magari alcune azioni che si possono fare che danno dei vantaggi sulla tutta. Esatto, allora ti abbasso un secondo, levo anche il mio faccione. Vai. Così andiamo a spiegare nel dettaglio quello che sono le caratteristiche del sito. Ti sto vedendo e non vedo l'home page. Ok, allora diciamo in home page noi abbiamo intanto la parte alta relativa ai prodotti che Atut promoziona. Quindi come potete vedere non abbiamo solamente telefoni o televisori, ma ci sono tanti e tantissimi prodotti, anche oltre a quelli che sono i prodotti tecnologici, perché se uno riesce ad andare a vedere il tempo libero, abbiamo per esempio in questo caso abbiamo tende. Tutti i prodotti per la spiaggia, abbiamo trolley, c'è veramente di tutto, ragazzi. Partiamo dalla home page, Manolo. Abbiamo nella prima parte, nella prima call to action, abbiamo il link ai video. Sì. Vorrei spendere due parole, Manolo, se mi è possibile, perché tramite questo link potete accedere al nostro canale, al canale YouTube di Atut. Lì abbiamo preparato dei tutorial che riguardano la registrazione, il to go omaggio e le premi Atut, che sono i primi passi, vero Manolo? Sì, per il momento ci sono questi tre tutorial, ma presto ne arriveranno altri, comprese le registrazioni che faremo in live. Quindi, Sì, se esatto. avete necessità di capire meglio il funzionamento, che andate, perché sono esaustivi, fatti bene, molto easy, un linguaggio molto basico che Gianluca ha creato, perché poi è lui l'ideatore dei tutorial. No, possono essere utili. Oh, Andate. sì, diciamo che uno quando fa un tutorial deve pensare alle persone, cioè a me non piacciono i tutorial molto troppo dettagliati, fatti a professore, cioè cerchiamo di spiegare le cose in maniera semplice per aiutare le persone, chiunque, a capire al primo sguardo, ecco, senza stare a usare terminologie strane, mi gado.
Ma noi abbiamo un pubblico normale, anche perché è un e-commerce normale, non abbiamo dei tecnicismi particolari da spiegare, quindi è No, no. stato corretto utilizzare un linguaggio che arrivasse a tutti in modo diretto. Ok, andiamo avanti. Tramite questa call to action andiamo a il come funziona. Questa pagina, ragazzi, è in fase di revisione, quindi ve la lascio guardare. Qui è spiegato in passo passo quello che bisogna fare se uno vuole. Per partecipare alle Premia Tut, cosa fare se vi aggiudicate il buono spesa della Premia Tut, eccetera, eccetera. Però lascio a voi questo compito, andate, guardatela. Nella terza call to action c'è una cosa che a parer mio Manolo è spettacolare. Ora spero che le persone. È un fiore all'occhiello. Sì. Tramite questi contatori, ragazzi, allora, questi contatori cosa sono? Qui abbiamo 89,91 alberi salvati e 913 kg di CO2 risparmiata. Questo che vuol dire? Che quando acquistate qualcosa sul sito di Atut, vi consegnerà il prodotto o cercherà con tutti i mezzi a sua disposizione di consegnarvi il prodotto dal punto più vicino a voi. Facendo questo, e calcolando in base a una media dei trasporti a lungo raggio che ci sono per tutte quelle che sono gli e-commerce ad oggi, fa la differenza e riesce a calcolare quanto si risparmia in termini di alberi salvati di CO2 acquistando su Atutto piuttosto che con un altro e-commerce, diciamo tradizionale. Manolo? Sì, è corretto, quello che hai detto è non, né più né meno quello che fa. Quindi come funziona? Uno cerca il prodotto, ordina il prodotto, il software brevettato di Atut cercherà il punto più vicino a voi e vi spedirà il prodotto risparmiando, qui diciamo abbiamo fatto una media sostanzialmente, risparmiando un equivalente della CO2 prodotta da quattro alberi, consegna. Diciamo Gianluca che Sì. il calcolo approssimativamente, perché comunque il calcolo esatto al grammo No, non no, certo, si può fa, fare. però diciamo che il calcolo è ogni 64 chilometri risparmi 10 kg di CO2. Rimango Quindi sempre sono male quando lo sento. riesco a risparmiare delle centinaia di chili, capito? Comunque, Certo. vabbè, questo è un particolare dettaglio del sistema di ricerca e spedizione di chi acquista sulla tua. Diciamo che poi ne parleremo. Comunque, ragazzi, oggi è una prova, è un passaggio generale su quello che è il sistema Atut. Diciamo, Manolo, possiamo dirlo che ora cercheremo ogni giovedì di fare una live per spiegare punto punto quelli che sono i punti forti del sistema di Atut. Ma Quindi. sì, io direi che se il giovedì facciamo una live, a me sta molto bene. Ascolterei volentieri magari quello che ci chiedono magari i nostri utenti o chi ci segue, se hanno delle domande particolari, magari possiamo improntare la diretta improntata su quello che è un argomento che interessa o che magari non hanno capito bene il funzionamento. Bene, bene, per ora non ho domande, ho tanti saluti da parte di amici, però per ora non abbiamo domande. Salute a tutti, non vedo nessuno io, Lo non so, lo vedo. so, Manolo, sì. Ma tanto ti sentono, quindi te saluta e loro, stai tranquillo che ti Bravo. sento. Saluto tutti, un Ok. abbraccio. Ora non ti vedono nemmeno perché ho messo a tutto schermo il sito, quindi va bene Fammi così, sentire. va bene così. No, allora, qui abbiamo il pulsante registrati adesso, perché come abbiamo detto all'inizio di questa spiegazione, per acquistare, ragazzi, dovete registrarvi. Questo perché, a parte che ci si registra ormai su qualunque e-commerce, perché?
più con più con a tutto è ancora più importante perché quando vi registrate voi dovete inserire il vostro indirizzo. Tramite il vostro indirizzo il sistema riesce a calcolare dove siete e quindi a mandarvi il prodotto dal punto più vicino a voi. Se non ci mettete il vostro indirizzo sarà molto complicato capire dove siete, quindi va da sé, no? Sì, esatto. Ok, esatto. Poi guardate, ci clicco anche un secondo, qui non c'è niente di trascendentale, nome, cognome, email, numero di telefono, indirizzo, numero civico, cioè, quindi è tutto molto semplice ragazzi, non c'è niente di trascendentale. Ma no, andiamo a vedere le Premiatut, che dici? Vai, ma io lo schermo lo posso aver condiviso? Ah sì, scusami, stupido io che non ci penso. Conosco bene, lo so bene, insomma, mi ci muovo bene anche a memoria, però se lo vedo almeno se... No, hai ragione, ma scusa, lo sai che me l'ero completamente scordato, si fa 10 chiamate il giorno, me l'ero scordato, è vero. Ma è vero. Ok, allora, ora lo vedi, anche te, su quale andiamo? Allora, adesso qui ragazzi vedete le migliori Premiatut, queste cosa sono? Sono le Premiatut alle quali stanno partecipando il maggior numero di To Go. Come vedete quindi abbiamo 3 su 23, 3 su 28, eccetera. È cominciata da poco tempo, perché diciamo che ogni Premiatut ha durata 24 ore, qui adesso ci sono 20 ore alla scadenza più o meno, quindi come numero di To Go ci siamo. Vogliamo aprire, per esempio, apriamo quella di un telefono. Dimmi. Aspetta un attimo, sì. Vorrei fare ma solo una precisazione. Vai. Quando si arriva qui sulla home page, dove ci sono tutti i prodotti in Premiatut, dove possiamo acquistare il To Go, dove c'è scritto To Go 4 euro, 2 euro, 3 euro, quella è il coupon, è la quota del valore di quel prodotto. Ok, non è una rata, non è diciamo il valore del prodotto, è una quota del valore del prodotto. E la Premiatut è un'operazione fedeltà. Venduti tutti i To Go, possiamo arrivare all'estrazione e il sistema estrarrà il To Go fortunato che si aggiudicherà il buono spesa. Ok, quindi To Go 2 euro è il costo del coupon. Vai pure avanti. Sì, allora, andiamo su questa Premiatut, per esempio. Qui cosa vediamo, ragazzi? Per esempio, Xiaomi Redmi Note 10. Qui abbiamo le spiegazioni, abbiamo tutta la scheda tecnica, quindi se qualcuno volesse delle informazioni in più, qui trova tutto in maniera dettagliata. E veniamo al piatto forte. Allora, qui abbiamo intanto sulla I abbiamo una spiegazione della nomenclatura, diciamo le informazioni più importanti che potete trovare. Ora sto guardando sto guardando YouTube che si era un attimino inchiodato. Ok, quindi qui abbiamo Premiatut, To Go, To Back, To On. Ora non voglio star qui a spiegare, a dire, a parlare, perché comunque queste cose, ragazzi, le potete vedere tranquillamente, non c'è, è tutto trasparente, non c'è niente nemmeno di difficile, basta dedicargli 5 minuti. Chiaramente le cose nuove sono tutte un po' complicate, giusto perché sono nuove. È normale, suppongo, no? Come quando arrivò il cambio automatico, nessuno sapeva cos'era, quando... Insomma... Scusami, vai Manolo, vai! Non definirei una cosa nuova complicata, la definirei solo nuova. È certo. Nuova, non la conosci. Certo. Quindi devi imparare a muoverti, ma non è complicata, niente è complesso se sai come fare. Quindi esatto. Qui la Premiatut è un'operazione fedeltà, dove il prodotto viene frazionato in quote, ci sono un numero di To Go che possono partecipare e un costo per To Go. Una volta terminata la vendita dei To Go avviene l'estrazione, c'è un To Go fortunato che si aggiudica il buono spesa, non si aggiudica il prodotto. Okay? Esatto. Spiegalo te. Sì,
In parole povere, ragazzi, ve la spiego in due, in 10 parole, 20, 30, non lo so. Qui abbiamo 39 to go disponibili. Questo che vuol dire che 39 persone, se ognuno acquista un to go da 6 euro, partecipa alla Premia Tut e una volta venduti tutti i to go, partirà un'estrazione che assegnerà sicuramente a uno dei 39 to go acquistati il valore del buono spesa. Ora, il buono spesa è in questo caso ha questo valore qua, che non sono euro, non sono euro, sono 231,50 to back. Perché non sono euro? Perché se voi andrete a vedere sul sito ci sarà un valore in euro e un valore espresso in to back. Se voi vi aggiudicate questo valore, potete andare ad acquistare dei prodotti spendendo questo valore, che non sarà il valore in euro. Ci sarà una differenza, però andatevela a vedere, sicuramente lo capirete benissimo. Ma no, lo dico male? No, corretto, Ok. corretto. Allora, detto questo, vediamo come si può fare a partecipare. Voi diciamo che siete registrati, diciamo che vi siete loggati all'interno della piattaforma. Ora aspetta, ma non perché sto vedendo un po' di lag, che chiaramente non siamo la RAI, quindi i nostri mezzi sono questi. No? Vediamo un po' di lag in uscita. Aspetta, eh. Ci vedete ragazzi? Tutto ok? Mi scrivete in chat se c'è qualcosa che non va? Se mi sentite? Ma che tipo di problema c'è? No, non vedo che sta un po' laggando la trasmissione. Quindi mi stavo chiedendo se c'era qualcuno in chat che ci diceva se vedeva se era tutto a posto. Perché non ho problemi, non vedo problemi, però sto visualizzando su YouTube e su Facebook e l'immagine è un po' rallentata, insomma, da qualche problema. E Mi dispiace. non ci risponde nessuno. Aspetta, fammi scrivere un attimo in chat. Ma senti, a me mi dicono che Facebook sta andando alla grande. Bene. No, allora molto probabilmente io sto trasmettendo e sto rivedendo, quindi stiamo buttando 16 mega di roba in streaming, quindi ci sta anche che io laghi, ma la trasmissione va bene. Andiamo avanti. Allora, io non so se sono loggato, ora mi loggo, ok. Torniamo su la Premia Tut. Diciamo che io voglio acquistare un to go perché io voglio partecipare a questa Premia Tut. Niente di più semplice, ragazzi. Allora, io clicco qui, acquista buono sconto to go, mi si aprirà il portafoglio. Quanto costa il to go? Costa 6 euro. Io nel mio portafoglio vedo che ho 3 euro, non mi basta, non devo fare altro che ricaricare il mio credito o solo confermare l'acquisto, perché qui vedete che c'è un piccolo resoconto in basso, è stato messo apposta per rendervi la vita più semplice. Tra l'altro avete le i di informazioni in ogni punto, quindi potete cliccare e vedere tutte le spiegazioni che ci sono state fatte e sono molto esaustive. Cliccate su conferma acquisto to go, si aprirà un altro pop-up e voi potete fare l'acquisto. Ora, ma no, lo spendo due parole per dire il sistema di pagamento, perché già ragazzi, come vedete qua, abbiamo PayPal o carta di debito o credito con tecnologia PayPal. Questo che vuol dire? Voi potete acquistare o ricaricare il portafoglio tramite la carta di debito o credito, oppure se avete un account PayPal,
Ma dovete sapere che tutti i pagamenti che farete su Atut saranno gestiti da PayPal. PayPal, come sappiamo, è la garanzia per eccellenza per quanto riguarda i pagamenti online. Giusto, Manolo? Miss Sandy? Mi è sparito Manolo. Comunque, no, ce l'ho. Manolo, mi senti? Sì. Ora... No, stavo dicendo, tutto quello che sono i pagamenti su Atut possono essere fatti o tramite PayPal, se uno ha un account PayPal, o tramite carta di debito o credito, però tutto il traffico viene gestito da PayPal. I movimenti di denaro vengono gestiti tutti da PayPal, sì. Okay. Perché riteniamo che sia una delle piattaforme più affidabili al mondo e quindi a tutela del cliente, a garanzia del cliente, insomma, ci sembrava il minimo, diciamo, essendo una società nuova, dare il massimo della garanzia. Vabbè, comunque è sinonimo di sicurezza, perché quando uno fa un acquisto e gli viene spedito un prodotto, il denaro viene sbloccato, lo spiego un attimo se qualcuno non lo sapesse, il denaro per il venditore viene sbloccato al momento in cui l'acquirente dà un feedback positivo, cioè della serie, ordino questo prodotto, va bene, io pago, però il denaro non viene sbloccato, quando mi arriva il prodotto e a casa sono tranquillo, do l'ok, il denaro viene sbloccato. Sostanzialmente, Manolo, è così che funziona, giusto? Sì, più o meno così. Ok. Comunque, andiamo avanti. Qui avete visto come fare per acquistare il Togo. È molto semplice. Però vorrei anche spiegarvi cosa sono i Tuon. Perché qui, vedete, riutilizza i tuoi Tuon. Se io clicco qui, come vedete, mi viene detto hai due Tuon disponibili su questo prezzo. A tutti selezionati i Tuon che sono prossimi alla scadenza di validità. Allora, cosa sono i Tuon? Qui vedete mi ha scritto 2. Se io vado sul mio portafoglio, vedrete che alla voce Tuon io ho 2 Tuon da 6 euro che possono essere utilizzati in questa PremiaTut. Cosa sono i Tuon? Manolo, la vuoi spiegare te? Perché secondo me c'è un altro punto meraviglioso di etica su questo. Il Tuon è il Togo ancora attivo, cioè una volta acquistato l'utente partecipa alla PremiaTut. Se la PremiaTut termina la scadenza temporale, quindi il tempo, e i Togo non sono stati venduti tutti, teoricamente quella PremiaTut va nulla, okay? Va KO, ma non viene perso il diritto di potersi aggiudicare buona spesa. Questo vuol dire che quel Togo che hai acquistato lo ritrovi nel tuo portafoglio nella sezione Tuon e lo puoi riposizionare diciamo su un'altra PremiaTut con il Togo di pari importo. Questo è, secondo noi, sta alla base dell'etica, cioè te acquisti un coupon per partecipare a un'operazione fedeltà. Se questa operazione fedeltà però non si chiude, il tuo diritto, secondo noi, non deve venire meno, non è colpa tua. Non, esatto, c'è questa situazione dove, diciamo, non sei stato tu ad aggiudicarti buono spesa. Allora è un altro discorso. Ma non essendoci l'estrazione, ci sembra giusto che quel Togo si trasformi in Tuon, cioè Togo ancora attivo. Esatto, comunque è un plus che dà a tutto, perché comunque sia uno dice ok, ho partecipato, non è stato raggiunto il quorum dei Togo, è bellissimo il fatto che ti venga restituito, perché comunque non ci sono state le condizioni per arrivare all'estrazione e quindi viene data una seconda chance. Una seconda, una terza, una quarta, fino a che non lo posizionerai su una PremiaTut che si conclude vendendo tutti i Togo. E quindi ha il suo percorso, finisce il suo percorso naturale, no? Esatto. Ok. Detto questo, Questo, scusami, vai Manolo, vai.
Visto che ci sei, in basso al banner giallo trovate il tagliando dell'offerta to go, cioè quel telefono in particolare promosso in Premia Tutte, si acquista il to go, si partecipa all'operazione fedeltà. Ma qualora tu volessi esercitare il tuo to go per acquistare quel prodotto direttamente, puoi andare, lo puoi far vedere, su acquisto veloce. Se Sì. clicchi acquisto veloce, ti manda direttamente nel carrello. Qui spunti l'opzione usa il to go e poi concludi l'acquisto. Esatto. Cioè, la mia precisazione sta nel anche i prodotti in Premia Tutte possono essere acquistati subito. Non abbiamo tutti i prodotti in Premia Tutte solo perché disperderemo i to go che ci vengono acquistati sopra. In questo modo li concentriamo invece in quattro Premia Tutte per categoria. Questo fa sì che i to go possino concentrarsi su quelle Premia Tutte e qualcuno si aggiudichi il buono spesa. Poi, una volta che si è aggiudicato il buono spesa, può acquistare tranquillamente qualsiasi altra cosa presente sul sito. Non è detto che debba, perché si è aggiudicata la Premia Tutte del telefono, deve ricevere per forza il telefono. No, non è così. Con il valore del buono spesa, puoi acquistare qualsiasi altro prodotto. E anche questa è una, diciamo, un vantaggio che a tutte porta al proprio utente. Esatto. Allora, scusa, stavo controllando la chat, stavo rispondendo. Ok, diciamo che una panoramica l'abbiamo fatta. Mi piacerebbe far vedere anche quelli che sono i punti dove le persone possono reperire informazioni. Noi abbiamo qui la parte delle FAQ, che non è un'offesa, come disse l'altra volta la mia mamma. Insieme a FAQ, che vuol dire? No, no. Allora, Frequently Asked Question, cioè sono le domande più frequenti fatte, le abbiamo raccolte e ci sono le risposte associate. Quindi, se qualcuno si domandasse qualcosa, può tranquillamente andare in questa categoria e ci sono le domande poste e le risposte alle domande effettuate. Quindi, è una bella cosa, vi aiuta. Se qualcuno avesse dei dubbi, lì già può trovare una risposta. Vi dico anche di potervi leggere termini e condizioni, però termini e condizioni è talmente grande e Manolo che Ma insomma. comunque hai spiegato bene, cioè Diamine. veramente come funziona, di tutte le funzionalità che ha Tut, insomma, darci un'occhiata non è mai male, no? Quando No. fai un qualcosa, sono andato a vedere quando acquisto un qualcosa, almeno quelle due o tre cose che mi interessano, insomma, mi fa piacere. Insomma, le aziende ci si perdono per fare Ci si questa domanda. perdono? Io Sì. so quanto ci siamo persi noi, Manolo. Bene, bene, bene. Mi fa piacere, dai. Una cosa però che Gianluca ci tenevo Dimmi. magari a puntualizzare o quantomeno spiegare, il vantaggio che Atut, diciamo, porta con sé e offre ai propri utenti è quello del tasso di conversione. Esatto. Certo. Bene, torniamo Abbiamo visibili, visibili, Manolo. Manolo. Tanto Sì, il sito l'abbiamo volentieri. visto. Ok. No, dicevo, magari i nostri utenti non sanno bene nello specifico, no? Però vi posso dire che le statistiche parlano di un tasso di conversione del 2%, vale a dire che due persone su 100 che guardano un prodotto o un articolo su internet, diciamo, conclude l'acquisto. Okay? Il 98% non conclude l'acquisto. Con Atut e la tecnica di vendita che utilizziamo attraverso le nostre premie Atut, se ci fai caso, vai a vedere, sono tutte premiate, tutte dove hanno
da un minimo di 19-20 euro a un massimo di 50. Quindi possiamo dire che la media è intorno ai 30. Sì, esatto. Tre operazioni di fedeltà, tre premi adulti che si chiudono sono tre utenti in più ai due che acquistavano direttamente che possono godere di un prodotto. Non è Quindi il poco. tasso di conversione aumenta del 150%. Cioè, questo è un vantaggio che, insomma, mi premeva puntualizzare. Non so se sono stato chiaro, se le persone magari riescono a seguirmi in questo conteggio, però è importantissimo perché le due persone su 100 loro hanno il potere d'acquisto e concluderanno sicuramente diciamo, il loro acquisto. Ma le altre 98, sapere che sul 98 ce ne sono altre tre che possono aggiudicarsi un prodotto e magari al costo di un tubo, beh, credo che sia un buon vantaggio della Sì, cosa. perché comunque di spese ce ne sono tante. Quante volte si rimandano gli acquisti, no? Ma in una famiglia normale c'è sempre un bisogno, no? Per esempio, mi cade il telefono, oppure c'è bisogno che sia guastato il forno, eccetera. Uno può andare su Atut, se ha bisogno di acquistare, e prima di acquistare uno può provare anche a prendere a comprare un to-go. Cioè, con quelle Ma 4, 5 euro, 6 euro, alla fine fa cioè, non sono chissà quanto, no? guarda, facciamo un conteggio veloce. Sì. Se tu facessi un confronto dei prezzi su Google, noi non siamo veramente, non siamo fuori dai primi 5, ok? Ma Google ti propone 25 negozi, quindi noi siamo sempre tra quelli più competitivi e a volte siamo anche i più competitivi. Quindi se prima di acquistare a prezzo intero acquisti un tubo e provi ad aggiudicartelo, qualora non te lo aggiudicassi e sommi quello che è il costo del prodotto acquistando ora e ci sommi il tubo, io credo che sia competitivo. È Hai comunque più preso? conveniente di tante e-commerce che si vedono. Bravissimo. O comunque siamo fra i più competitivi, quindi non costa niente. Capisco che siamo nuovi, capisco la diffidenza, capisco magari anche la nomenclatura che abbiamo utilizzato, che magari lì per lì uno è rimasto un po' spiazzato. È nuova, ma no, come hai detto giustamente prima, no, è solo nuova, niente di Bravo. trascendentale. Ma questo a me fa piacere, guarda, abbiamo fatto un lavoro in 4 mesi, un buon lavoro di comunicazione, siamo cresciuti, abbiamo tanto da imparare, Tutti i giorni. niente dai nostri competitor che sono veramente bravi, sono ormai navigati Sono e tosti, sono... belli tosti. Ormai hanno fatto un'esperienza dove noi ne possiamo fare solo tesoro. Certo, ma ci insegnano tutti i giorni, no? Cioè, il competitor, sì, è vero, è un tuo competitor, ma ti dà anche spunti di riflessione, ti aiuta a migliorarti. Perché se lui è più bravo e più grande. Anche per quanto riguarda diciamo, il lato green, ci sono tanti e-commerce che si adoperano nel migliore dei modi e come riescono a cercare di sopperire all'inquinamento, no? Cioè, è un tasto veramente sentito in questo ambito e di conseguenza anche gli altri, diciamo che stanno Stanno facendo. facendo, certo. Sì, noi abbiamo non inventato, ma utilizzato, trovato un sistema diverso, ma che poi volge tutti volgiamo nella stessa direzione. Sì, sai, oggi non pensare al pianeta è quasi difficile. Ora che tutte le persone, ora cominceremo perché saremo sempre più online, far capire alle persone che se fanno un acquisto su Atut, diciamo che
La butto lì, Emanuele, io magari esagero, ma anche se ti costasse un prodotto il 3% in più, il 4, il 2, lo 0,5, non me ne frega nulla, te sai che stai acquistando un prodotto su un sito che cerca... Oh, dimmi, Emanuele, mi vuoi interrompere? Dimmi, lo No, io sai che io no. parto. Sai che sono partito con l'intento di essere chiaro e dilungarmi poco, perché mi rendo conto che a volte si cade nel retorico, no? Però guarda i prodotti biologici. Sì. Un chilo di pasta costa 5 volte un chilo di pasta normale, ok? Però te sai che hai acquistato un tipo di pasta biologica. Qui hai fatto un acquisto risparmiando CO2. Ti è costato 1 euro in più, 3 euro in più su 100? Non è 4 volte il costo del prodotto, No, e ma guarda, certe volte, come hai detto te prima, siamo molto competitivi, quindi ci sta che tu lo paghi anche meno. ci sta che te lo paghi anche meno, Quindi infatti. insomma, insomma ti E poi comunque. conviene molto. No. E poi comunque, secondo me, la miglior cosa è provarle le cose sulla propria pelle. Quindi per Sì. provare il funzionamento di Atut, bastano 5 minuti, ma forse meno di tempo. E ti devo dire, 5 euro, 5 euro, un 5 euro. aperitivo, Sì. perfetto. Con il costo di un aperitivo hai due opportunità, perché una, hai magari acquistato un tubo da 5 e uno te lo regaliamo noi da 2. Quindi hai due possibilità. Sì, diciamo che è molto interessante. Ragazzi, domande? Scusa Manolo, perché quando parlo io non ti si sente te, quindi se parlo io non ti sento, dimmi scusa. No, no, io non stavo dicendo assolutamente niente, stavo sorridendo perché giustamente stai incitando i nostri utenti a, diciamo, a partecipare a questa conversazione, ma non ci stai riuscendo. Sì, no, no, allora abbiamo qualcuno online, mi piacerebbe tanto interagire con le persone perché vorrei aiutarli il più possibile a fargli capire che è un nuovo sistema di vendita che fa bene al loro portafoglio, fa bene a chi vende e fa bene alla natura e non ce n'è un altro così. Questo io mi sono innamorato subito appena me ne avete parlato, sono salito a bordo subito perché secondo me sarà il futuro di tutte quelle che sono le vendite online, secondo me. Questo, ascolta, io non lo so se sarà il futuro, come sarà e quanto sarà. Una cosa che posso dire è che, diciamo, ce la mettiamo tutta per dare un contributo, ma non solo all'ambiente, ma anche all'utente. Cioè, nella riappropriazione del. Ma facendo un rapido calcolo, se uno non si può permettere un oggetto, potrà comunque permettersi una piccola spesa di 2, 3, 4 euro. Gli dai un'opzione in più, quindi già quello dai qualcosa. Dai qualcosa alle persone, cose che altri non fanno. Quindi già solo per questo per me è molto 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 bello e interessante. Sì. Allora, senti, Bene. che ne pensi Manolo? Diamo uno stop, aspettiamo 2 minuti e guardiamo se qualcuno ci vuole chiedere qualcosa. E poi Ma lì, volentieri. casomai, ci salutiamo, eh? Magari sì, possiamo fare una chiacchierata su qualcosa che non abbiamo toccato o accennato, ma mi sembra che più o meno abbiamo dato un'infarinata su tutto. Magari la prossima volta possiamo, non so, un argomento sviscerarlo in maniera più attenta, che secondo me potrebbe essere quello delle premiature, che sono, diciamo, quelle che,
il motore, il fulcro, no, di tutto. Sì, certo. Quindi già dare una spiegazione più completa delle opportunità che dà la Premiatut e di come sfruttare, diciamo, il posizionamento del to-go, come scegliere, il to-go dove, potrebbe Esatto. essere Le prende tutto più interessante. interessanti, il buono spesa più interessante, più alto. Sì, certo, ci sono tante di cose di cui parlare. Sì. Quindi per me non c'è nessun problema giovedì prossimo a risentirci. Magari ecco, avvertiamo tutti che se magari in questi giorni gli viene in mente una domanda da farci o okay, che ci possono contattare o sull'assistenza o sulla direct di Instagram, sul Messenger. Sì, sul sito una volta registrati potete andare in una sezione particolare e potete mandarci una mail selezionando l'oggetto della vostra domanda e noi vi rispondiamo in maniera velocissima. Un po' meno veloce forse, Manolo, potrebbe essere il direct, perché comunque. Sì, su quello hai ragione, perché sui social è vero che li abbiamo sempre aperti per lavoro, nel senso Certo. che bisogna averli sempre sott'occhio, però magari non è così immediata la risposta perché siamo presi per fare altro. Con la mail è più immediato. Sì, io consiglierei sempre la mail per tutto quello che è magari un problema, qualcosa che a una persona non gli torna. La mail ve la consiglio a tutti. Poi appena ci sarà la possibilità, avevamo messo la chat, lo sai benissimo, Sì. l'abbiamo dovuta togliere per problemi tecnici, ma appena possibile la rimettiamo e ci potrete contattare anche in chat. Ok. Bene, bene, Manolo, allora congediamoci. Io ancora Va bene. Dai. non vedo domande, quindi voglio sperare che tutti abbiano capito tutto. Quindi siamo stati bravi, le persone sono contente e quindi siamo contenti anche noi. Certamente che sì, poi lo vedremo nei prossimi giorni, se hanno capito tutto. Certo. C'è sempre la prova del 9. Certo. Comunque, No, zanzara, aspetta. come? No, c'è una zanzara. Io purtroppo sono un animalista, ma le zanzare le odio, non le sopporto. E non ci posso fare No. niente. No, 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 no. Dicevi, Manolo, ti ho Sì. interrotto con la zanzara. Non mi ricordo, ma era una cosa sicuramente di poca importanza. Di saluto, via, di saluto. Sì, ti saluto, dai. No, no, dicevo, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, spero di essere stato chiaro. Se non sono stato chiaro, scrivetemi che magari trovo la forma migliore per chiarirvi quello che magari non avete capito. Siamo sempre a disposizione. Esatto. Allora ragazzi, buona serata a tutti. Manolo vi saluta, io vi saluto. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 21:30, minuto più, minuto meno. Vediamo di trattare altri argomenti. Casomai, se avete qualche domanda, mandateci una mail oppure scrivete in direct, dite ragazzi, ma io non ho capito questo, ma perché non si parla di questo? Intervenite in live, così ne parliamo vis-à-vis, così ne parliamo in tranquillità, in serenità, Sì, poi giusto? diciamo che la partecipazione del pubblico con delle domande non è tanto far capire bene a lui, ma far capire bene a tutti, o ribadire una cosa che Sì. magari non era chiara anche a qualcun altro, no? E magari non ha avuto il coraggio di scriverti o di... però siamo qui, siamo aperti a tutto, a qualsiasi cosa. Vi Esatto. possiamo su qualsiasi cosa. Esatto. Arrivo. Sì, sono riguardato. Poi se si fa un just chatting, parliamo di cose serie, anche più intime. Mi piacerebbe sviscerare tanti altri argomenti, però adesso siamo solo esclusivamente per la tutto. Va bene? Bene.
Grazie infinite Gianluca, grazie, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso e vi aspetto giovedì. Parlatene magari con i vostri amici, cerchiamo di essere di più e di interagire con la trasmissione. Dai, mi piace, ci ho preso gusto. Bene, Dai. tanto bisogna solo sciogliersi, Manolo. Più live facciamo, più siamo rilassati. Perché il grande attore è quello che non recita, ma è quello che è se Bravo. stesso. Bravo. Come diceva Robert De Niro. Va bene, ragazzi, buona serata a tutti. Andate a letto, che poi ci sarà da festeggiare e da ridere. Va bene? Grazie mille, ragazzi. Buonanotte. Ciao Manolo, buonanotte. Ciao. Ciao ciao ciao. Ciao.